Ciao, sono Irene e oggi impariamo i gesti italiani. Ecco Luke, a cui insegnerò i gesti. Il primo gesto, il più famoso, è questo. Così? Sì. Questo significa perché, quando, chi, come, e lo usiamo per chiedere qualsiasi cosa. Così? Esempio, non sai chi ho incontrato per strada? Chi ho incontrato? Sono caduta. Quando sei caduta? Se una persona ti guarda, che ti guardi? Il secondo gesto è questo, che ha lo stesso significato, quindi significa perché, quando, come, ma... È più forte? Sì, è un po' più drammatico, nel senso che lo usiamo quando siamo preoccupati. Ma perché? Ma quando? Quindi questo e questo hanno più o meno lo stesso significato, ma questo è più drammatico. Ad esempio, se riceviamo un regalo molto costoso, possiamo dire, ma perché? Perché mi hai fatto un regalo? Molto drammatico. Ma più drammatico, sì. Questo gesto è il mio preferito. Che così? Significa? Sì, esatto. Giusto. Quindi le dita verso il basso. Verso il basso. Poi... dobbiamo tirare una linea, tracciare una linea. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Quando succede qualcosa che ci aspettavamo, ma qualcosa di brutto. Lo sapevo. Ad esempio, se non studiamo per un esame e l'esame va male e poi parlando con un amico diciamo l'esame è andato male perché non ho studiato, l'amico può dire lo sapevo. Sapevo. Poi questo significa... Come? Così? Sì. E significa non mi interessa. Ad esempio... ad esempio se un bambino è stato cattivo e la mamma gli dice se è stato cattivo non avrai un regalo, il bambino può fare chi se ne frega. Questo significa va bene? Va bene. Ok. O questo o questo. Poi questo significa se solo sapessi, se solo sapessi, se solo potessi immaginare. E lo usiamo per parlare di qualcosa che non possiamo neanche immaginare, o qualcosa di bellissimo, o qualcosa di molto difficile, o qualcosa di difficilmente spiegabile. Per esempio? Non lo so, ho mangiato una pizza molto buona a New York. Era buona? Se solo sapessi. Allora, se la persona a cui stai parlando, se solo tu sapessi. Esatto. Se solo potessi immaginare. Bello. Poi abbiamo questo gesto. Così? O questo. Com'è? Così, verso sinistra o per i mancini verso destra. Che significa vai via. Quindi quando parliamo con qualcuno e vogliamo che vada via, usiamo questo o questo. Mi correggi un po' perché non... Com'è? Così. Così? Sì. Perfetto. O così. O così. C'è una differenza? No. Magari un anziano può usare questo per dire vai via. Forse io userei più questo, vai via. Ma hanno lo stesso significato. Invece così... quindi le dita dirette verso di noi, significa andiamo via insieme. Così è tu vai via, così è noi andiamo via. Poi abbiamo questo. Così? Sì. E significa paura. Davvero? Paura? Sì, paura. Come useresti? Quando vogliamo spaventare qualcuno e diciamo qualcosa di spaventoso, dopo possiamo usare paura. Come per dire che quella persona ha paura di quello che noi diciamo, facciamo. Sì. Per esempio? Non lo so. Raccontami qualcosa paurosa. Faccio finta di ucciderti e tu fai... Ah! E io faccio... Ah, paura. Carino. Poi abbiamo questo. Significa finito. Se andiamo in un supermercato e chiediamo scusate, avete del pane? La persona che lavora nel supermercato può dire... è finito. È finito. Non c'è.
Poi abbiamo tre gesti. Abbiamo tre gesti per... Ah, anche questo è un gesto, no? Questo è un... Sì, è importante perché anglofoni facciamo così per indicare tre, quattro, eccetera, ma continentali, italiani, fanno uno, due, tre, così, che faccio a fatica perché non ho i muscoli italiani per farlo. E quindi abbiamo tre gesti per dire sei pazzo. Il primo è questo. Quando useresti? Per dire a qualcuno che è pazzo, non lo so. Se qualcuno fa qualcosa di pazzo, di folle, noi diciamo, facciamo questo gesto, diciamo sei pazzo. Ho mangiato 8 pizze da solo. Il secondo gesto per sei pazzo è questo. Quindi questo, questo o questo, tutti e tre significano sei pazzo. Sono uguali? Il significato sì, è lo stesso. Useresti in situazioni diverse? No, sono intercambiabili. Questo, questo e questo. Poi abbiamo questo gesto che significa morto. Ad esempio, hai sentito di Carlo? Che cosa è successo? È morto. Che è un modo per evitare l'uso della parola che è un po' brutta, morto, non vogliamo dire morto. Poi abbiamo questo gesto che significa buono e lo usiamo per il cibo. Quando mangiamo, se mi chiedi ma è buono il pranzo? Poi abbiamo questo gesto, è un po', dobbiamo fare un po' l'occhiolino. Sembra quasi una lacrima, un solco, non lo so. Non so, non conosco l'origine del gesto, ma mi fa pensare alla lacrima dei carcerati. E questo gesto significa tienimi il gioco, nel senso fai finta, fingi di essere d'accordo con me, anche se sto dicendo qualcosa di sciocco. Perché magari quello che sto facendo, non lo so, ha un senso che capirai dopo. Diciamo, tienimi il gioco, cioè, sii d'accordo con me anche se non capisci, dopo ti spiegherò. Tienimi il gioco. E per questo penso ai carcerati, perché sembra tipo un piano di evasione. Poi abbiamo questo gesto, che significa così così, così così. Ad esempio, come stai? Così così, anche più o meno. Più o meno. Così così. Le dita così? Sì, come un 5. Poi abbiamo questo gesto che significa proprio letteralmente hai la testa dura. Una persona molto cocciuta, molto determinata, molto decisa. Hai la testa dura, non cambi idea. Ad esempio, stavo male, ma comunque ho mangiato 8 pizze. Hai la testa dura. Sì. Facciamo anche così. Se una persona che ha... Non so, forse una persona che non vuole usare un telefono mobile, solito, perché, non so, è contro la tecnologia, si può usare o no? Sì, certo. Poi abbiamo questo gesto, che significa... taglia, taglia nel senso di quando una persona ha il telefono per tanto tempo, la persona che non è al telefono ma che è vicina a chi è al telefono può fargli così, taglia, cioè chiudi il telefono, chiudi la chiamata. Poi abbiamo questo gesto che significa spaghetti, quindi se abbiamo fame abbiamo la spaghettata di mezzanotte. Cioè se hai fame ma è molto tardi, tipo mezzanotte, diciamo facciamo due spaghi, cioè facciamo gli spaghetti. Facciamo due spaghi, bello! Fine! E se vuoi imparare l'italiano con me, trovi il link in descrizione per prenotare una prima lezione gratuita. Grazie! Bucca, bucca, bucca! Come useresti differentemente? Aspetta, devo pensare come spiegarlo. Un testo. Perché
corda? Sì, vai. In corda? No, non so fare. Perché quando parlo poi... Lezione gratuita. Sì. È così difficile. E se vuoi? E se vuoi imparare? Nel link in descrizione. Bello!